Quando volete. Fanno il quando vogliamo. Allora, buonasera a tutti. Vi chiedo un attimo di silenzio perché cominciamo nei tempi canonici questo incontro che si collega alle nostre manifestazioni per il ventennale della fondazione di questa facoltà d'architettura italiana, che in questo anno di celebrazioni ha trovato l'occasione di divulgare un'idea di formazione, di ricerca, di luogo d'incontro con tante voci. Noi crediamo nel pensiero del di fuori, nel pensiero degli altri, citando Foucault, Blanchot. Noi crediamo che questa idea di ragionare in una chiave aperta, inclusiva, soprattutto in un momento come questo, sia strategica. E il nostro X fa fix, che lo dobbiamo soprattutto allo sforzo di creazione, ideazione e coordinamento di Alfonso Acocella, ne dimostra il successo, credo, e anche il valore di continuità che avverrà nei prossimi mesi, anche quando avremo terminato questo momento celebrativo. Io parlo a nome dell'istituzione, sono il vice direttore di dipartimento, e sapete che oggi noi abbiamo questo passaggio di trasferimento dalle facoltà ai dipartimenti, ma lo viviamo con molto piacere, perché la didattica e la ricerca convivono già nella nostra facoltà, non deve essere uno sforzo. Noi siamo già questa cosa. Abbiamo ibridato i percorsi di formazione con lo spirito di curiosità che è fatto dei giovani, dei nostri dottori di ricerca, dei dottorandi e dei grandi contributi che vengono da fuori, dal pensiero degli altri. Matteo Thun oggi sarà un'altra parola. Parole e cose. Parole e cose, e mi piacerà anche ragionare in termini di linguaggio, perché dietro Matteo Thun, che io ho conosciuto mentre ero presidente di giuria nel 2007 nella quarta edizione del Premio Architettura Sostenibile, e siamo stati insieme in questa avventura di selezionare giovani, è stata poi anche una coraggiosissima giuria che ha lanciato dei giovanissimi alla scoperta di un premio internazionale a scala europea, sempre nel quadro delle scelte che si possono fare insieme. Matteo Thun collegherà questo ragionamento tra l'architettura e la letteratura, e credo che le molteplicità degli universali, questi linguaggi aperti che a noi piacciono molto, debbono essere riconvertiti dentro il progetto. Non sono tutti uguali, no? L'idea della letteratura, i grandi della letteratura che possono condividere un pensiero come quello che ho detto, non sono sempre tutti uguali. Io credo che dietro Kafka, Borges, Pessoa, Joyce, Beckett e Calvino, per esempio, ci sia un'idea molto vicina a quella che sentiremo oggi. Questa tirannia dell'idealismo ontologico a noi qui non interessa, proprio perché vogliamo che il pensiero sia quello degli altri. Allora ringrazio Matteo Thun per essere qui con noi, ringrazio David Venable e Nicola Leonardi che modereranno, no? Che modererà il direttore di The Plan, il direttore dell'American Earthwood Export Council, una tavola rotonda di sinergia tra queste problematiche dopo di me,
E credo che, citando Stendhal, parlando di Matteo Thun, è una grande fortuna avere per mestiere la propria passione. Grazie. Do la parola a Veronica Dal Buono. Buonasera a tutti. Un grande piacere e un grande omaggio per noi che Matteo Thun abbia accettato il nostro invito al ventennale della facoltà. A me il compito di presentarlo. E lo descriverei sicuramente come una figura poliedrica che si è affermata attraverso un lavoro costante, svoltosi con fermezza e tenacia negli anni, per carismi quali la leggerezza, la sobrietà, la discrezione, la sottigliezza del lavoro. E in questo modo si è affermato comunque nel vorticoso e luccicante sistema delle, tra virgolette, archistar, che probabilmente per la particolare filosofia e approccio al lavoro sono molto distanti dalla sua filosofia. Infatti noi oggi, attraverso questo excursus tra le sue opere e in certo qual modo la mia interpretazione, la tavola rotonda di questo duplice evento, cercheremo di capire che ruolo attribuisce Matteo Thun al progettista nella contemporaneità. Matteo Thun è al coordinamento di un team internazionale, uno studio di più di 50 progettisti che si tiene a Milano, e lo coordina sapendo ascoltare e mediare i suoi collaboratori, mai oscurandoli, anzi lasciando spazio anche ai più giovani, alle idee del singolo. E quindi il lavoro di gruppo, dell'intelligenza collettiva, è, diciamo, non un limite del singolo, ma invece un valore aggiunto che contribuisce a questa filosofia olistica, diciamo, organicistica del lavoro e del progetto dell'architetto. Interpreta lo spiritus del committente quando si tratta di un brand, quando si occupa di prodotto, e invece del luogo, il cosiddetto genius loci, del paesaggio antropizzato quando si occupa di architettura. Perché Matteo Thun ama definirsi solamente architetto. Architetto come figura mediterranea, l'idea completa che abbiamo, antica nella nostra memoria, a distanza invece rispetto alla specializzazione delle competenze anglosassone. Quindi è una figura che sa attraversare le scale e tenere gli occhi su, diciamo, i territori più diversi del progetto, anche attraverso questa reciproca fertilizzazione che avviene tra le figure dei suoi collaboratori. Eppure riesce a mantenere una solida linea progettuale, che non è seguita e finalizzata a un ideale formale figurativo, e né vuole gridare o ostentare un'espressione personale. Piuttosto, in primo piano, mette un linguaggio che vuole guardare al rispetto, all'attenzione e soprattutto alla consapevolezza della presenza costante della persona e della figura umana nell'ambiente, nel paesaggio. La ricerca che conduce con il suo team, infatti, è dedicata principalmente, rivolta al life cycle management, e per Thun, partendo da sé, ma anche pronosticandolo per il futuro, prefigurandolo per il mestiere degli architetti che verranno, i progettisti sono gestori del ciclo di vita del prodotto. Prodotto che è sia cucchiaio che città. Per citare esplicitamente Ernesto Nathan Rogers alla relazione alla Carta d'Atene nel 1952, quando cercava di sintetizzare i caratteri della figura delle progettisti della scuola milanese, si può dire che questi caratteri sono validi nel nostro paese ancora oggi. Il progettista è una figura che deve sapersi dividere in due: al mattino dedicarsi al cucchiaio, alla tazzina, all'oggetto di piccola scala, che sono poi i valori degli interni, dello spazio privato, di ciò che è semplice, che può essere anche monomaterico, e invece al pomeriggio, naturalmente una metafora della giornata divisa in due, dedicarsi alla città, al progetto del grattacielo, che riguarda anche la socialità e quindi la politica e quindi l'economia e quindi tutto ciò che è complesso. Matteo Thun, ospite presso il nostro istituto, dove abbiamo accolto figure emblematiche del design, ricordo fra tutti Michele De Lucchi all'inaugurazione del corso di laurea in disegno industriale 3 anni fa, e recentemente le brillanti figure di Andrea Branzi e Massimo Iosaghini.
Questi personaggi, queste figure storiche ormai, hanno in comune un tratto, hanno avuto la possibilità di vivere da vicino una conoscenza, uno stretto legame con un intellettuale che non avremo mai per forza l'occasione di poter ospitare, ma che amo in questa occasione ricordare, che è Ettore Sozzas. Nel 1981 fondano insieme, e Matteo Thun è tra i più giovani attivisti, il movimento Memphis, e con esso quindi non soltanto un gruppo di progettisti, ma un vero e proprio movimento, probabilmente l'ultimo dei movimenti radicali, che ha rivoluzionato in modo dirompente, energetico, il modo di leggere il prodotto, il progetto, l'approccio verso l'utilizzo, che ha saputo superare, spostare avanti i confini del limite materiale e formare dell'oggetto, istituendo un legame quasi affettivo, sensoriale e partecipativo con le forme. Ma non voglio soffermarmi su che cosa abbiano in comune e quale sia il lascito di questa esperienza giovanile di Matteo Thun, quanto piuttosto voglio condurvi su un passaggio che scende un po' ancora di più alle radici per comprendere qual è la filosofia del nostro ospite odierno e soprattutto il tema della lezione odierna, che, come sapete, sono i progetti lignei. Il passaggio che vi propongo è quindi questo. Matteo Thun nasce a Bolzano, da madre architetto. Studierà all'Accademia di Salisburgo, quindi ha una forte attitudine verso le discipline artistiche, riconoscibile evidentemente dagli acquerelli vivaci che conosciamo, e per poi laurearsi in architettura a Firenze. Si trasferirà poi a Milano, dove dopo una prima esperienza, la prima esperienza che abbiamo citato con Memphis, fonderà poi il suo studio. Parallelamente, diversi anni prima, Ettore Sozzas Jr. È nato ad Innsbruck, quindi il contesto è quello del Tirolo, di un contesto dell'alta montagna. E Ettore Sozzas Jr. ha padre a un architetto, un solido professionista che diventerà un razionalista. Ho individuato, leggendo, capitava di leggere la biografia, che è anche un po' il testamento di Ettore Sozza, scritto in avvio del XXI secolo, il nostro nuovo secolo, e pubblicato recentemente da Adelphi, testo che consiglio, suggerisco a tutti coloro che non l'abbiano letto di immergersi ovviamente di notte, si intitola Scritto di notte. Ho estratto alcune sintetiche citazioni in cui Ettore Sozzas parla del padre omonimo. Seguitemi. Per tutto il tempo che mio padre ha lavorato in Trentino, progettava con l'idea che l'architettura fosse fatta di muri, di sassi o di mattoni o di tronchi, con buchi, con finestre, con porte. Un'idea non dettata dall'uso della ragione, ma prefabbricata, perché accettava tout court la tradizione. Mio padre continuava a domandarsi che cosa poteva essere l'architettura, che cos'era il funzionalismo, come lui potesse abbandonare senza traumi tutto quello che aveva imparato a Vienna e che aveva imparato nelle montagne, e diventare un architetto funzionalista, aggiornarsi, stare con amici di città, non più con amici di montagna, non più con podestà di piccoli paesi appoggiati sui prati alti, non più con capimastri e muratori antichi, costruttori lenti di solide case, con tagliatori di pietre a martellate, tagliatori di tronchi con lunghe seghe a mano, costruttori di archi e di volte, attenti ai percorsi dell'acqua, delle piogge, al peso delle nevi, alla spinta dei ghiacci. Era da poco arrivato in città con la famiglia e continuava a costruire architetture disegnate ad agio, con attenzione e saggezza per non ferire le montagne. Nelle sue montagne andava e tornava con il treno, ma era dura sopravvivere in città. Se ci penso adesso, eravamo come migranti, e dopo 50 anni che vivo e lavoro a Milano, mi sento ancora straniero. Venuto in città, nel 28, a 36 anni, aveva capito che doveva cambiare. Le idee sull'architettura si stavano agitando e cominciava una generale rivoluzione. Ecco, sono due le parole chiave. Perché accettava tout court la traduzione e dall'altro cominciava ad avvertire una generale rivoluzione. Si parla di una persona che è nata sul finire del XIX secolo.
Cos'era questa tradizione? La tradizione a cui fa riferimento è quella dai maestri costruttori alpini, che per millenni hanno consentito la cultura materiale e la civilizzazione di terre alte, complesse, difficili climaticamente. Erano capimastri, ma anche contadini allevatori al contempo, costruttori di unità abitative semplici, sintetiche, perfette sintesi tra cultura e natura, dove, conoscendo i microclimi e la microgeografia locale, come è evidente anche dalla citazione che vi ho appena letto, individuavano istintivamente un criterio, il criterio della semplificazione, un criterio dettato dall'economia, dalla necessità della riduzione, diciamo un less is more ante litteram. Ecco, questi valori culturali, la memoria storica, il legame col suolo e col territorio, nella figura e nella poetica di Thun ritornano, vengono recuperati e riemergono. Matteo Thun non è straniero a Milano, assolutamente un personaggio integrato nella società, a differenza di un Ettore Sozza senior che dovette distaccarsi e quasi rinnegare le proprie radici per rendersi autonomo ed affermare quello che era il moderno, il razionalismo. Matteo Thun invece, dopo una pratica lavorativa assolutamente rodata in tutta Europa e internazionalmente, prosegue con uno studio professionale dove si parla solo inglese, ad applicare i principi dell'innovazione e della modernità e coniugarli con ciò che va studiando ancora oggi, approfondendo proprio, applicandosi, studiando la tradizione costruttiva dei maestri della sua terra natia, dalla quale trae origine e, diciamo, la sua famiglia ha tessuto la storia dell'intero territorio alpino per secoli. Principio comune, il massimizzare la sostenibilità, quindi saper coniugare un sapere tecnico e creare un nuovo modello culturale che individua nella sfida verso il nostro pianeta, la responsabilità nostra, etica, civile, verso quelli che verranno e che occupano comunque sempre suolo e utilizzano elementi che sono più o meno naturali e artificiali, a conservare il pianeta per i nostri posteri. La sua filosofia è che da anni, diciamo, porta avanti attraverso le sue opere, è condensata nel concetto di ecotecture, e il termine neologismo porta con sé invece una radice antica, quella del termine oikos, che è quindi sia la casa dal greco, quindi quello che dicevamo, l'ambiente interno, lo spazio interno, ma anche l'ambiente, ciò che è circostante. E tutti i termini che hanno questo prefisso, ecologia ed economia, si sintetizzano attraverso la pratica della tecnologia, della costruzione, della struttura, e il cui fine ultimo è utilizzare i materiali con rispetto, senza ferirli, senza ferire le montagne. Matteo Thun ascolta e studia questa filosofia semplice, non si priva del lusso, del piacere, del progettare, allo stesso tempo lavora con la riduzione sintetica degli elementi. Il nocciolo, la sostanza privilegiata, la sua passione con la quale credo amerebbe progettare sempre, ogni volta che fosse possibile, il legno. Un materiale rigenerabile per eccellenza, forse l'unico, antico, ma anche una scelta contemporanea, proprio per la sua consistenza, per la sua duratura nel tempo, per una durevolezza che consente. E quindi ci domandiamo, e forse oggi ci porremo questa domanda e troveremo forse un interrogativo che ci inquieterà per gli anni a seguire, se saremo capaci di riorganizzare, di rifunzionalizzare, di rispondere alle sfide del pianeta per il XXI secolo attraverso tra tutti questo materiale. Quindi lascio la parola a Matteo Thun. Grazie. Grazie per queste belle parole, mi mettono un po' a disagio. Vorrei ringraziare soprattutto chi mi ha invitato. Vorrei parlare a voi ragazzi che state studiando.
Vi dirò che il ragazzo più bravo che negli ultimi anni ho avuto in studio ha passato un mese al Politecnico di Milano per poi trasferirsi a Ferrara. Gli ho chiesto: ma sono le belle ragazze? Lui ha detto: no, qui si studia. E credo che la formula di 120 persone ben seguite e ben accompagnate siano un buon motivo di avere fiducia, una fiducia che oggi vorrei tentare di analizzare con una persona fantastica. Non ho mai riflettuto su similitudini tra letteratura e architettura, ma proviamo a farlo insieme. Questo è un manoscritto che Italo Calvino nel 1985 ha scritto in previsione di una lezione che si chiamavano Norton Lectures, che sono lezioni che una volta all'anno, su invito della Harvard University, vere lectio magistralis, lui doveva proporre, purtroppo è mancato prima. La cosa affascinante, passo velocemente con voi questi capitoli, vedete che l'ultimo, il sesto, Consistency, non l'ha mai scritto, ma sappiamo che l'ha pensato. Caro Italo, posso chiederti dell'architettura? Sicuramente ci saranno dei malintesi fra di noi, però vorrei provarci lo stesso. Un caro saluto. La leggerezza mi accompagna fin dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare alla Facoltà di Firenze. Calvino, in tutti i suoi lavori, si è occupato del problema cosa è pesante e cosa è leggero. Il fatto che la leggerezza nel XXI secolo vince sul peso lo vediamo un po' in tutte le architetture, sia piccole che grandi. La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso. Quante volte noi architetti parliamo di sottrazione semantica, di asciugare quello che diciamo, di asciugare quello che vogliamo proporre. La mia tesi era l'analisi di un'ala che Leonardo da Vinci ha progettato. Leonardo da Vinci ha progettato negli anni in cui viveva a Fiesole, ha costruito un'ala con un lenzuolo che ha ricoperto di pece, ha convinto il giovane parroco di Fiesole di tentare il volo, ovviamente non ha funzionato perché era troppo pesante. Siccome il mio maestro era uno dei massimi esponenti dell'architettura radicale, Adolfo Natalini, con Superstudio, ha detto: Matteo, piantala a fare l'architetto, perché tanto l'è finita, è inutile che tu faccia queste cose. E mi ha detto: cosa ti piace fare? Ho detto: in questo momento sto volando. Allora dice: fai un'ala. E la mia tesi erano 5 minuti con la musica delle Zeppelin, la ripresa del volo da Fiesole giù verso Campo di Marte, e questa è la foto della mia tesi. Questo invece è mio figlio, che ama saltare dalle rocce, si chiama cliff jumping, anche lui ama la leggerezza. Calvino cerca di togliere peso alle figure umane e molto spesso parla delle città. Quello che lui scrive sulle città, su delle città che sono nella sua immaginazione, mi fanno pensare che in verità Calvino era anche un po' architetto.
Recentemente un concorso perso in Svizzera. Come voi sapete, gli svizzeri fanno concorsi invitando gente da fuori, ma alla fine vincono sempre gli svizzeri. La mia era una proposta di un'architettura volante sopra il lago di Vierwaldstätter See, non so come si chiama, il lago di, mi verrà in mente. Questo era una simulazione di un'architettura che volevo fosse più leggera possibile, distaccata sulla skyline di un promontorio molto interessante sopra il lago di Lucerna. Kundera parla, tutti probabilmente l'avrete letto, dell'insostenibile leggerezza dell'essere. In realtà la sua è un'amara constatazione della pesantezza del vivere. Voi tutti vi ricordate dei problemi che in quegli anni si vivevano in Cecoslovacchia e soprattutto a Praga. Calvino, in certi momenti mi sembrava che il mondo stesse diventando tutto di pietra. Credo che a noi tutti succede che abbiamo dei momenti in cui ci cade addosso, non abbiamo più fiducia, abbiamo perso la traccia della leggerezza e sembra che il tutto si fa pesante. Questa è una vista di verso sud dal Hotel Vigilius, che è un hotel che ho fatto nel 2002-2003. Un personaggio che Calvino ama tantissimo, e penso che tutti gli architetti del mondo non possono non amare Leopardi, perché Leopardi, parlando delle sue colline e parlando soprattutto della luna, non fa altro che immaginare la leggerezza. Questo è una scala verso il cielo, vicino a Merano, in un giardino botanico. I miei due figli stanno sperimentando la vista, perché l'ho fatto in un punto dove tu vedi sia i frutteti sottostanti la città di Merano, ma anche i ghiacciai verso, esattamente in direzione ovest. Quindi all'ora del tramonto questa scala ti porta un po' verso la leggerezza del tramonto. Questa è un'altra vista dall'Hotel Vigilius verso est, quindi verso le Dolomiti. L'idea di costruire questo albergo mi è venuta guardando attentamente come si muovono i venti. Prima si è parlato del microclima, quindi i venti della mattina e i venti del pomeriggio, in maniera da avere sempre un'aerazione e freschezza per l'ospite. Un'altra idea, per la verità non mia, perché nel 1932 il senatore Agnelli, tutti sapete, ha costruito due torri magnifiche. Erano due torri fatte in cemento, due torri che ancora adesso linguisticamente e tipologicamente mi sembrano ottimi sul territorio, che nel frattempo la collina di Sestrier, così come la collina del Katschberg, che fa da confine fra la Carinzia e Salisburgo, definisce un luogo e definisce il punto più alto di una collina, del passaggio tra un paese a un altro. Purtroppo a Sestrier le cose sono andate un po' diversamente, e dagli anni 80 in poi questa identità che avevano le torri si è un po' persa per le speculazioni varie fatte soprattutto in occasione delle Olimpiadi. Questo è un lavoro fatto con Marni insieme a Dahek, e è un tentativo di riciclare legni usati per ben tre volte precedentemente, e l'idea di collaborare con Marni rientra un po' nella logica di trovare delle alleanze a Milano con chi crede che il sistema moda possa fare un passo avanti e uscire dalla spirale folle del consumo.
La ricerca della leggerezza come reazione al peso di vivere, un progetto in fase di costruzione, in fondo vedete la città di Lugano, quindi anche qui siamo su un crinale, l'idea di staccarsi dalla skyline per dare leggerezza a un manufatto interamente di legno prefabbricato. Una vista dall'interno, la base con una pietra locale, recentemente un concorso perso, l'ha vinto il signor Chipperfield, un concorso a inviti della Barilla, dove abbiamo proposto di dare un'ombra al quartier generale con degli estrusi di terracotta. Passiamo al secondo tema, la velocità. Calvino dice quello che noi tutti architetti probabilmente diciamo tutte le mattine: c'è sempre una battaglia contro il tempo, contro gli ostacoli che impediscono o ritardano il compimento di un desiderio. Abbiamo probabilmente tutti la scusa del tempo che non c'è, motivo per cui certi processi di progettazioni di progettazione e di definizione di quello che abbiamo in mente si interrompono o magari non si portano esattamente a termine. La velocità l'ho sperimentata nell'anno 2000 in questa costruzione che è stato il primo hotel che ho fatto ad Amburgo, un'installazione di luce dove un tale Robert Wilson, che è un drammaturgo americano, in ben 3 ore, da mezzanotte alle 3 di mattina, con una bottiglia di vodka, mi ha impostato e definito questo atrio, che ancora oggi credo che sia uno degli atri più affascinanti per velocità di percepire il luogo nel quale si sta per entrare. Il tema non è la velocità fisica, ma il rapporto tra la velocità fisica e la velocità mentale. Qui siamo all'interno dell'headquarter della Hugo Boss. L'atrio del Tuniversum, fatto nel lontano 92 insieme a mio fratello, insieme a un rocciatore, Reinhold Messner, che ha fatto delle foto delle Dolomiti, che mi sembravano una buona introduzione per un factory outlet che abbiamo costruito in quegli anni. Leopardi, la rapidità dello stile piace perché presenta all'anima una folla di idee simultanee. La velocità è anche fatta di stratificazione, e questo è un tema molto caro a Leopardi, sia a Leopardi che a Calvino. Adesso vediamo subito come questo capitolo successivo si integra e si amalgama con quello della velocità. L'inizio di ogni progetto per me è un acquarello. Per quale motivo? Non certo per fare un bel quadro, ma perché l'acquarello, nel giro di pochi minuti, di una mezz'oretta, mi permette di verificare le strade da percorrere, e questo di solito lo faccio il sabato o la domenica. Il risultato di questo acquarello è un pergolato che si inserisce sul pendio a ovest di Merano. Dal basso, dal fondovalle, non vedi il manufatto. Ovviamente si può discutere su questo approccio architettonico, so che tanti miei colleghi non lo condividono affatto. Eccoci qua, il nostro pane quotidiano è la velocità materiale, ovvero il camion sul quale si caricano moduli finiti, moduli che vengono assemblati in poche settimane, manufatti grandi in pochissimi mesi, e credo che questo tema quickness è fortissimamente legato al peso specifico del legno.
è il materiale più leggero, quindi si presta meglio di tutti gli altri. Questo non è affatto una bella architettura, però è il concorso più importante che ho vinto nella mia vita, un concorso dove il criterio di social housing in prefab wood, indetto da una società tedesca, la giuria doveva soltanto ed unicamente giudicare chi dava il manufatto al metro quadro più economico. Adesso voi direte che questo ovviamente va a scapito della qualità estetica, della qualità progettuale, eccetera. Con 1.620 euro al metro quadro, chiave in mano, con queste architetture siamo in grado di costruire in tutta Europa in pochi mesi anziché in 2 anni. Qui vedete alcune tipologie che, come edilizia popolare, potrà avere rivestimenti in legno, rivestimenti in intonaco, può avere varie facce, ma una cosa è certa: se non avessimo la parete intelligente di legno, dove c'è l'intelligenza dell'elettricista, dell'idraulico, eccetera, non saremmo stati in grado di vincere. Quindi la prima volta in vita mia, quickness e the beauty of economy ha vinto, quindi un criterio di estetica che mi sembra assai interessante. Qui vedete il villaggio, speriamo che sia più bello di questo rendering. Una cosa è certa, in ottobre c'è l'inaugurazione di questo intero villaggio, che è un po' la Waisenhofsiedlung che gli architetti del Bauhaus hanno fatto a Stoccarda nel giro di 5 anni, questo viene fatto in 3 mesi. Exactitude, ovvero l'esattezza. Calvino postula 3 cose, un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato, quindi massima precisione del segno, l'evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili, questo si associa alla sua idea di quickness, vedo, capto, capisco nel giro di una frazione di secondo, se ci metto più di 1 minuto l'architettura, secondo i suoi parametri, e lo condivido, non funzionano. Un linguaggio più preciso possibile, come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e dell'immaginazione. Mi sembra che Calvino l'abbia scritto per noi. Questa architettura nasce in 2 mesi a 1500 metri di altezza. Il tempo a disposizione tra il disgelo e il gelo successivo ci ha obbligato di usare il legno, di usare la prefabbricazione spinta al massimo, e per di più doveva costare poco perché rientrava in una delle leggi volute dall'allora ministro Tremonti, che dava queste famose sovvenzioni di scaricare dalle tasse. Ho usato per motivi logistici la terra che abbiamo scavato dalla cantina come una parete, praticamente come una stufa bidimensionale all'interno della quale abbiamo messo tubi di acqua calda che fanno tutt'oggi da riscaldamento della stanza. Il larice che abbiamo tagliato sul posto è stato riutilizzato per costruire il manufatto. Un salto a New York, un temporary flagship, ovvero una di quelle architetture che per il tempo in cui una zona newyorkese è in, si tiene il negozio e dopo si sposta nella location successiva, un ritmo normalmente che va da 2 a 4 anni. Anche qui l'utilizzo del legno, facilmente da smontare, l'abbiamo fatto con delle maestranze che costruiscono barche a Kiel nel nord della Germania. Un tema che mi insegue ormai da 10 anni è quello di compattare volumi tecnologici di termovalorizzatori, in particolare quando si usa il sottobosco, quindi gli avanzi del bosco che non hanno nessun costo,
e che danno sia acqua calda che riscaldamento, in questo caso anche la corrente, a un villaggio adiacente di circa 2.000 persone. L'esattezza, credo, di questi manufatti tecnologici potrà fare sì che diventino oggetti amici e non degli oggetti di difficile decodifica formale, che sembrano sempre un pochino o dei mausolei oppure delle memorie di Chernobyl. Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini, è un bel problema. Gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente, come i sogni che non lasciano traccia nella memoria. Credo che questo è un problema. I miei figli hanno 20 e 25 anni, ho totale fiducia in loro, quindi ho totale fiducia in voi che in questo momento state studiando, ma avete il problema del PC, dell'Apple e della rapidità del software, che a tutti gli effetti, che sia grafica, che sia progettazione, che sia esecuzione, è molto più veloce del nostro cervello. E credo che Calvino ha anticipato e capito benissimo già negli anni 80 questo problema. Un problema di esattezza che anch'io mi pongo tutti i giorni. Qui siamo su un'isola che congiungerà la Danimarca e la Germania, quindi un'isola che nei prossimi anni farà parlare di sé, perché è la prima volta che tutta la Scandinavia potrà in auto trasferirsi sulla terraferma attraverso la Germania a venire al sud. Passiamo a un personaggio apparentemente diametralmente opposto a Calvino. In verità stanno dicendo le stesse cose quando Musil, nell'Uomo senza qualità, parla dell'indeterminatezza e parla di una persona che apparentemente non ha qualità. Questa apparentemente sfocatezza del personaggio in verità coincide con il problema che Calvino si pone nella letteratura e che io mi pongo ogni volta che mi siedo a mano libera a riflettere su una strategia da intraprendere quando mi trovo in un luogo sul quale si potrebbe costruire o dove si dovrebbe anche avere il coraggio di rifiutare di costruire, come in questo caso ad Andorra. Andorra è una città che è nata per speculazione fiscale, un pochino come una piccola cittadina a sud di Ferrara. La ragion d'essere di questi luoghi non luoghi è puramente un vantaggio fiscale. Siamo stati invitati di fare dei grattacieli in una vallata dove qualsiasi intervento che superava i 4-5 piani avrebbe definitivamente distrutto la percezione di Andorra. Siccome la roccia, che i Pirenei che circondano questa città sono affascinanti, alla fine di questo progetto, di questo tentativo di avvicinarsi, abbiamo detto no, preferiamo di non farlo. L'esattezza nell'interpretazione dell'architettura Walser, in questo caso siamo a Zermatt, su un pendio ripidissimo, dove abbiamo cercato di usare quelle icone fantastiche delle case Walser che esistono nel comprensorio del Monte Rosa. L'esattezza vale anche per la piccola scala. Non vorrei adesso parlare dell'estetica di una toilette, però credo che questa panchina, che può anche diventare lavabo, toilette o doccia, sia preferibile a quell'icona che si associa alla mancanza di odori felici. Questo è il progetto più grande in corso, progetto assolutamente fantastico in Svizzera. L'esattezza la vogliamo ottenere in una situazione di
totale perfezione del paesaggio verso sud sui enormi ghiacciai dell'arco alpino, sfruttando il larice del posto, che ci dà varie qualità. Prima di tutto la qualità di proteggere nei mesi marzo-aprile, ottobre-novembre, quando il sole è basso, hai il problema che scalda le stanze. Con questo filtro, con queste verande che sono un pochino la ripresa dell'archetipo delle verande che si usavano fino alla fine del secolo scorso, vogliamo proporre un'architettura gigantesca, si tratta di oltre 30.000 metri quadri, che però facendo uso di un legno locale speriamo di poterci inserire senza ferire l'estetica del luogo. Nel 1992 il sistema delle case prefabbricate sole mio, anche queste sono tentativi già allora di usare il low tech e non il high tech, quindi niente pannelli solari, niente fotovoltaico, ma semplicemente la giusta esposizione, il giusto utilizzo del sole, di quello che il sole ci può dare, soprattutto nel periodo freddo, nel periodo caldo, con le lamelle di larice si può oscurare e proteggersi dal caldo. La visibilità, questa è la vista da casa mia in montagna, in Engadina, sulla piccola collinetta di San Gian, che è stata già abitata 5000 avanti Cristo dalla cultura del bronzo. Se ho incluso la visibilità nel mio elenco di valori da salvare è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale, il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi. E questo è un invito che faccio a tutti i giovani: fate i progetti la mattina prima che vi alzate, fateli sotto la doccia a occhi chiusi, andate in facoltà o andate davanti al computer quando gli occhi chiusi hanno messo a fuoco quello che Calvino sta postulando qua. Pensare per immagini. Questa è la mia casetta al mare, una casetta di un contadino, dove la mia felicità è semplicemente quella di avere i miei pomodori, di avere le mie olive e di mangiare quello che nasce sul mio pezzo di terra. Questa è la mia felicità. La visibilità della casa è zero, perché delle gigantesche bougainville la coprono da maggio fino a ottobre. Appena l'immagine è diventata netta, mi metto a svilupparla in una storia, o meglio, sono le immagini stesse che sviluppano le loro potenzialità implicite, il racconto che esse portano dentro di sé. Questo mi fa pensare a quello che Sozas ci diceva spesso: l'intelligenza sta nelle dita. Molto spesso le dita si muovono meglio del cervello che pilota le dita. Quante volte succede che tu sei assolutamente sconvolto, che esce una cosa che non hai pensato, ma l'hai messa a fuoco grazie alla libertà che tu concedi alle tue dita. Il progetto che stiamo facendo nella laguna di Venezia è l'isola più grande che in questo momento è ancora non costruita, parzialmente costruita. Anche lì la visibilità di questa isola, quando nel 2014 sarà finito, sarà un giardino Eden e non sarà l'architettura. Qui vedete un vecchio manufatto, sono circa 18 costruzioni, tutti con dei mattoni.
l'idea è quella di conservare il mattone, l'estetica del mattone che soprattutto nelle isole veneziane viene corroso nei vari secoli dal sale, all'interno col concetto box in the box costruiamo l'hotel che speriamo possa vivere del valore aggiunto della patina e non di quello che l'architetto fa con un linguaggio moderno o comunque anche non condivisibile. Un salto indietro, nell'81, per un anno e mezzo ho deciso di disegnare soltanto teiere. Mi viene un po' da ridere perché a sinistra vedete la macchina che fa il caffè au lait, in basso esce il latte, in alto dovrebbe uscire il caffè. Ovviamente tutto questo è un esercizio che insieme a Sozas abbiamo fatto per capire fin dove si può spingere il limite del materiale, in questo caso la ceramica, ma anche il limite, il borderlining del linguaggio e della semantica, dove l'archetipo della teiera, l'archetipo di una cosa che ha un manico e che ha uno spout, possa ancora sopravvivere senza necessariamente essere funzionale come prodotto di serie. Devo dire che a distanza di 30 anni è un esercizio che ancora oggi cerco di seguire, il borderlining, ovviamente in zone diverse, ma l'idea di non fermarsi mai rispetto alla decodifica di un linguaggio che è tutto da inventare, un linguaggio che magari produce per il momento soltanto incertezze, che però col passare degli anni potrebbe diventare un linguaggio tuo, personale e condivisibile. Dagli schizzi uscivano questi rara avis, gli uccelli rari. Questo è il primo schizzo di un hotel che sarà inserito nel parco naturale dello Stelvio, quindi un luogo dove per antonomasia non si dovrebbe costruire. È stato un mio compagno di viaggio importante, molto più bravo di me, si chiama Gustavo Töni. Lui ha vinto 4 volte la Coppa del Mondo, io non ho mai vinto niente. Una certezza l'abbiamo condivisa, che questo suo albergo Bella Vista deve dare ancora possibilità di pascolo ai cervi, agli animali, alle capre, alle mucche che pascolano intorno a questo paradiso terrestre. La molteplicità, questo è un piccolo salto nel lavoro quotidiano che facciamo all'inizio di ogni progetto con gli stilisti e con il reparto che si occupa della ricerca dei materiali e dell'archivio materiali. Questo è il mood per l'interno di quell'architettura che avete visto prima, fatta di larice nel pendio sopra il lago di Lucerna. Calvino si occupa per intere pagine di un personaggio interessantissimo, nonché difficilissimo, che è Carlo Emilio Gadda. Leggere Gadda è difficile. Gadda probabilmente mi sta simpatico per il fatto che lui non ha fiducia in se stesso, così come io non l'ho mai avuta in me stesso, se non in quei rari momenti dove dovevo fidarmi di quello che facevo in aria. Gadda è sicuramente il personaggio che meglio spiega il concetto di molteplicità. Molteplicità che mi accompagna da sempre, perché come allievo di Sozas, che era un fotografo, era scultore, era un magnifico maestro di vetro, di ceramica, faceva architettura, insomma tutto quello che faceva funzionava dalla piccola alla grande scala, la sua molteplicità. Ho cercato
per 5 anni di seguito come art director della Swatch, capire come creare delle collezioni che accontentassero la maggior parte dei consumatori. Eravamo alla fine degli anni 80, ovviamente oggi non condivido affatto quello che ho fatto fra gli anni 80 e la metà degli anni 90. Bisogna anche ammettere gli errori che si fanno. Oggi non mi occuperei più di un oggetto inutile fatto in materiale plastico. Borges, vi è l'idea di infiniti universi contemporanei in cui tutte le possibilità vengono realizzate in tutte le combinazioni possibili. Ecco, quello che Borges certamente ci riesce scrivendo. Io in Swatch non ci sono riuscito. Abbiamo venduto un sacco, abbiamo avuto successo, ma il successo non sempre corrisponde a quello che tu personalmente ritieni che possa essere una vera qualità. Ecco, questi collage hanno fatto il giro del mondo, erano degli strumenti stupendi per spiegare alla forza vendita il motivo per cui le collezioni erano fatte in una certa maniera, e questa vivacità di collaborazione con artisti. Peraltro gli unici pezzi che ancora oggi mi metto sono di Sam Francis, sono di Francesco Clemente, ma non certo i miei. Ogni vita è un'enciclopedia, un campionario di stili. Calvino lo può dire, io non so se questo è lecito o se è corretto. La sesta lezione, non so se questa scrittura sia veramente sua o di sua vedova, sta di fatto che la vedova Calvino ha spiegato per sommi versi cosa intendeva per consistenza. Non l'ha mai scritta, motivo per cui io rischio e azzardo e faccio una trasposizione dal concetto di consistency su quello che potrebbe essere l'architettura. Un manufatto consistent è prima di tutto la durabilità. Se dura nel tempo è consistente. La consistenza tecnologica fa sì che dura nel tempo. Prima abbiamo parlato del Gallaratese, andate a vederlo. Un grande maestro indiscusso, Aldo Rossi, ha fatto architetture fantastiche. Andate a vedere il Gallaratese e andate a vedere. Questa è casa di mia moglie, dove sono cresciuti i miei figli quando erano molto piccoli. Questa casa è circa del 1640. Mettetela a fianco al Gallaratese. Un lavoro fatto sempre con AHEC, l'abbiamo fatto per la Fiera di Colonia. Consistenza vuol dire anche occuparsi della nutrizione. Il problema della nutrizione sta sorprendentemente e velocemente diventando un tema nostro. Noi architetti potremo e dovremo essere i garanti di una nutrizione corretta. Qui il posto del fuoco fatto con legni americani. Un progetto che nasce l'anno prossimo, un concorso vinto recentemente a sud di Lisbona. Abbiamo chiamato questo villaggio al bordo di un campo di golf un villaggio botanico, un'architettura botanica, dove il cliente può scegliere non una casa bianca di intonaco piuttosto che di legno, ma sceglie una casa in base ai profumi, in base ai colori, la bougainville oppure la rosa che cresce intorno alla casa e avvolge da ombra e da un'estetica diversa. Forse questo fra 30 anni potrebbe avere una certa consistenza. E con questo arrivo alla fine. A sinistra la casa dove stava il cavallo, a destra la casa dove dormono le persone. È un luogo che da circa 500 anni, di anno in anno, ha una consistenza estetica che migliora e non peggiora.
L'ultimo lavoro ho fatto un sistema di moduli per dare acqua calda e corrente a piccole strutture. Sapete che in Germania la Merkel ha sfondato, non si sa se riuscirà, entro il 2020 vuole abolire le centrali nucleari. Io non voglio dare un giudizio né politico né di parte, ma dico che il futuro sicuramente sarà fatto di moduli periferici dove piccoli villaggi, piccoli cluster, un gruppo di case dà energia per conto proprio e si scollega dalla rete nazionale. E con questo arrivo alla fine: lightness, quickness, exactitude, visibility, multiplicity, e forse la sintesi di questi cinque punti è la consistenza. Grazie.